Troppa musica è un problema, ma non troppa musica nel mondo, troppa musica nel tuo computer, nei tuoi CD, nelle tue chiavette, nel tuo hard disk che ti porti dietro per le serate. Troppa musica è un problema, non poca. Se da un lato appunto siamo circondati da un'enorme quantità di musica, ovunque esce sempre nuova roba, tantissimi siti, tantissimi posti dove trovare della musica, da un altro abbiamo sempre paura di non essere abbastanza forniti, allora ci riempiamo di musica. E qual è il primo risultato di questo? Che mettiamo sempre la stessa musica. È evidente, se te in una cartella c'hai 100 tracce, non hai tempo di scorrerle tutte, non hai tempo di sentire quelle che non conosci bene, quindi finirai per utilizzare sempre le stesse. E questo è pacifico, non ci sono grandi alternative. Anche perché se te magari sei iscritto a un sito di abbonamento dove tutte le settimane ti mandano un giga di musica nuova, tra bootleg, uscite, eccetera, a meno non tu passi 3 ore al giorno, tutti i giorni, a selezionare e catalogare, non riuscirai mai a sentire tutto. E quindi ti metti nella tua cartella roba che non hai mai sentito e che molto probabilmente non sentirai mai. Ora, anche stare 3 ore al giorno, sinceramente, non lo trovo neanche così produttivo, non te lo consiglio. Quello che direi di fare in questi casi è un bel reset. Non di cancellare la musica, perché quello è un peccato mortale. Però prendi una chiavetta nuova e riparti da zero. Pensa a quello che ti serve durante il set, pensa a quello che usi, pensa a quello che ti piacerebbe provare, prova a cambiare, prova a sperimentare e inserisci poche piccole cose per volta. Piccole cartelle, poche cartelle, o comunque book di pochi CD, cerca di organizzarlo al meglio e di tanto in tanto riparti da zero, perché così innanzitutto riesci ad orientarti meglio e poi riesci ad essere più efficace. Se ci pensi bene, al tempo dei dischi lì c'era un problema di peso e di spazio. Oggi con una chiavetta questo problema non c'è più e quindi tendiamo a riempirlo sempre di più. Però anche chi si portava dietro 12 bauli di dischi, che mi ricordo chi scaricava 12 bauli di dischi, finiva per fare sempre la stessa serata e utilizzare sempre la stessa sequenza, perché non aveva materialmente il tempo e il modo di sperimentare e di cambiare le cose in corsa. Oggi che non c'è più il problema del peso e dello spazio, a maggior ragione è amplificato il fatto di utilizzare sempre musica nuova. Rifare sempre lo stesso set esattamente uguale non è un crimine contro l'umanità, però è sinceramente un po' triste. Cerca di sorprenderti, prima di tutto, per riuscire a sorprendere di volta in volta i tuoi pubblici.